Ciao a tutti, benvenuti in questo vlog, anche se è un vlog un po' particolare. Prima vi devo dire un po' di cose, anche riguardanti l'ultimo vlog che avete visto, che è quello del computer, tutte cose che tra l'altro mi sono appena resa conto guardandomi che ho lo stesso maglione e stessi capelli, stessa faccia. L'unica cosa che cambia sono le unghie e forse le sopracciglia. Adesso vi spiego un attimo cosa è successo. Allora, nell'ultimo vlog che ho caricato, a parte il computer che insomma ho visto che è piaciuto, eccetera, eccetera, e avete notato anche, io soprattutto ho notato un grande cambiamento nell'editing dei video. Cioè, prima vi giuro, per editare un video di 20 minuti di puro registramento, senza l'editing, ci mettevo, vi giuro, una vita, cioè a volte li lasciavo e li riprendevo il giorno dopo perché non riuscivo, mentre adesso ci metto 20 minuti, cioè una cosa impressionante. Infatti oggi mi sono stupita perché ho caricato un video che, appunto, ripeto, ci avrei messo tipo 4 ore, ci ho messo 20 minuti e sono rimasta tipo così, neanche me ne ero accorta che era finito e adesso si sta caricando. Ma a parte questo, volevo un attimo spiegarvi un po' di cose perché mi sono resa conto anche riguardando, poi io sono una che pensa, 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 dico no, ma forse se avessi detto quello, se non avessi detto quell'altro, mi ci rimugino un po' troppo forse sulle cose. Questo è stato sempre un mio grande problema. Ho ripensato, e anche con una base fondata, a quello che comunque vi ho detto, al fatto che io abbia condiviso subito, proprio fresca fresca, la notizia dell'operazione, neanche passati 10 giorni, perché io mi sono operata il 10, quel vlog era del 18, quindi 8 giorni erano passati, e mi sono pentita tantissimo di avervi detto questa cosa. Perché mi sono pentita tantissimo? Allora, in realtà ci sono tantissimi motivi che adesso non vi spiego, insomma, però ce ne sono tanti. Quello che vi posso dire è che mi sono pentita di aver condiviso questa cosa non con voi in particolare che mi seguite, ma su YouTube in generale come piattaforma pubblica. E voi direte: ma ci potevi pensare prima, check? Praticamente fai video da una vita e adesso ti rendi conto che YouTube è pubblico. Però, condividendo una notizia così intima e privata, mi sono resa conto di essermi esposta un po' troppo a giudizi dell'altra gente, che sì, magari sono problemi loro, però essendo io in questa condizione adesso non sono proprio predisposta a nessun tipo di giudizio, cioè ve lo dico proprio sinceramente, sono sempre stata abbastanza lasciapassare sui commenti, questo lo sapete, ve ne ho già parlato tantissime volte, però mi sono proprio pentita dal profondo del cuore di aver condiviso questa notizia. E a prescindere dalle persone che mi hanno criticato per la scelta di averlo fatto a 18 anni, eccetera, eccetera, ma voi non sapete tutto quello che comunque c'è dietro, e sono anni che io sono supervisionata da nutrizionisti, dottori e chi più ne ha più ne metta, quindi non è stata una cosa dall'oggi al domani, che prima non ho mai fatto niente, né dieta né palestra né nulla, e così di punto in bianco mi sono operata. No, dietro c'è stato un lavoro che voi neanche immaginate, che non avendo portato ai risultati sperati, siamo stati praticamente obbligati, dico siamo perché ormai con i dottori, tutta l'equipe, c'è un rapporto praticamente, non dico di famiglia, ma quasi, e quindi siamo stati obbligati ad incorrere in questa cosa, che io sinceramente non mi è pesata come scelta. Questa penso sia la cosa più positiva, perché se mi fosse pesata avrebbe voluto dire che non era una cosa che avrei fatto per me, ma per gli altri, per dire sì, ok, la faccio e così non mi rompete più. Ma in realtà ho proprio aspettato perché volevo fosse una scelta mia. A parte il fatto che io da quando ho memoria ho sempre fatto sport, e sembrerà assurdo, ma ho sempre fatto sport, ragazzi. Cioè, all'inizio non proprio ogni giorno della settimana, ma poi lungo andare mi sono resa conto che mi faceva anche sentire bene, no? Andare in palestra tutti i giorni, eccetera, eccetera. Però ho visto che fare quel tipo di cosa, per me, per quanto riguarda la mia persona, poi c'è gente che fa questo tipo di percorso, palestra, dieta super ferrea, e ci riesce ed è buon per loro, perché se io avessi potuto risolvere tutto quanto con quella strada sarebbe stato fantastico. Purtroppo, con il mio tipo di metabolismo, il mio tipo di patologia
patologia che ho al fegato, che però porta disturbi poi alla fine anche ad altro, ho dovuto per forza fare questa cosa, dato che quella strada non aveva portato grandi risultati. Detto questo, io mi sono pentita, ripeto, anche di avervi chiesto se volevate il video sulla sleeve. Moltissime, moltissime persone, al contrario di come pensavo, hanno risposto sì, faccela, siamo curiosi, eccetera, però penso questo tipo di video, a parte le cose che vi ho già spiegato adesso, non lo farò. Perché primo non mi sento pronta, poi non credo voi siate pronti ad una cosa del genere, anche notando dai commenti che mi avete lasciato. Quindi, detto questo, il video appunto non uscirà. Magari ripensandoci tra un anno, 2 anni, quando tutto sarà cambiato, tutto quanto sarà cambiato, perché vuoi non vuoi questa operazione ti cambia e potrò fare un video del genere, magari spiegando non proprio nel dettaglio, perché a volte mi sono resa conto che anche in altri vlog, in altri video, scendo un po' troppo nel particolare, perché io vi sento così tanto vicine, che magari sia una cosa bellissima, però a volte devo più ricordare a me stessa che comunque YouTube è pubblico e non ci siete soltanto voi che mi seguite, ma magari un tipo, una tipa può capitare nel video così non conoscendomi e si sente buttatella tutte queste cose. Non è cosa, secondo me, condividere così tanto della propria persona, perché vabbè, io alla fine condivido soltanto su me stessa. Detto questo, appunto, io spero di aver fatto capire un pochino di cose riguardo questo tipo di intervento che ho fatto. Intanto, scusate se intanto smanetto un attimo qua sul computer. Comunque, ripeto, non farò un video del genere. E nel futuro sarò anche più attenta alle cose che vi dico. Altra cosa, oggi sono andata al cinema. Torniamo un po' tra le cose meno pesanti, argomenti meno intensi. E sono andata al cinema a vedere Passengers, che è un film con Jennifer Lawrence e l'altro non me lo ricordo perché ho la memoria di un pulcino. Però è l'attore principale di Guardiani della Galassia, che è uno stragnocco da paura. Ma io quando mai non dico una cosa del genere, ma se nei film mi mettete tutti sbonazzoni, come fai? Vabbè. Tralasciamo questo discorso. Film bellissimo, ottime riprese, editing e tutte queste cose del montaggio. Ma alla fine mi ha deluso un po'. Naturalmente non vi dirò niente, eh. Però diciamo che è un film che tu esci dal cinema e dici bello, ma questo è il tipo di film. Come poter sminuire un film in una parola, ma. Purtroppo è andata in questo modo e ripeto, mi aspettavo un po' di più, non lo so, poi anche la pubblicità che gli hanno fatto, sai, quando un film gli fanno così tanta pubblicità, pensi sempre sia un film epico, poi in realtà mi ha lasciato un senso di vuoto, però bello, ripeto. Poi, altro argomento, sopracciglia, cosa ho fatto alle sopracciglia? Non so se l'avete notato o lo noto solo io perché so di averlo fatto, ma stamattina ho passato la tinta a mia nonna. Mia nonna comunque ha un colore biondo cenere, a parte vabbè i capelli bianchi eccetera. Praticamente era avanzata un po' di tinta e io super maniaca dei trend di Instagram eccetera eccetera, cosa ho fatto? Ho preso la tinta e me la sono spalmata sulle sopracciglia, che io ho tipo due peli in croce biondi e non si vedono mai. E adesso si vedono un po' di più, soltanto che mia nonna, non sapendo questa cosa che io stavo facendo, è arrivata e mi ha lavato la ciotolina con la tinta, quindi praticamente un pezzo non ho potuto farlo. Penso più che altro tutta questa, perché questa è un po' più definita, questa qua. E quindi io sono rimasta con pochissima tinta e me l'ero messa su intanto, quindi aveva già fatto effetto, non potevo più toglierla. E quindi sono rimasta in questo modo. Mo volevo tipo andare, mo, adesso. Volevo andare da qualche parte e trovare proprio la tinta fatta apposta per le sopracciglia, perché secondo me è un'idea fantastica per chi non si trucca o se non vi va di truccarvi come me in questo periodo, proprio, cioè non ho la voglia, la forza di truccarmi e quindi volevo provare a fare questa genialata. Poi vi farò sapere più avanti come andrà a finire la questione. E altra questione, unghie. Cosa ho fatto alle unghie e perché cambiano colore? Vabbè, su perché cambiano colore è perché è uno smaltino semipermanente termico, quindi vedete, non riesco mai a capire se col freddo diventano celesti o col caldo. Non ho la più pallida idea. Comunque uno o l'altro, uno diventa freddo, uno diventa caldo. E quindi, insomma, ho dovuto fare il semipermanente
perché le mie unghie di prima, che erano quelle lunghe, belle, nere, oro, fantastiche, penso le unghie più belle che io mi sia mai fatta, non riuscivo più a starci e col fatto che questo periodo, ripeto, sempre per l'operazione, eccetera, voglio stare un po' più comoda, le ho tolte. Come vedete, queste sono le mie fantastiche unghiette, penso non le vedevate così corte da, non lo so, l'era di Cristo proprio. Non ho la più pallida idea. Però devo dire che in un certo senso mi sto trovando benissimo. Io, vabbè, non metterò mai lo smalto, penso, perché ormai non sono più tipo. Però sicuramente il semipermanente almeno fino a marzo lo tengo. Anche un po' per farle riprendere, sai, così. E quindi questo era cambiamento unghie, visto che sicuramente l'avrete notato. Altro aggiornamento. Visto che io ormai faccio video soltanto per aggiornarvi su quello che mi succede, e tra l'altro questa settimana, visto che avevo registrato fino lunedì, perché me l'ero portata avanti perché sapevo che comunque non sarei stata proprio al pieno delle forze, questa settimana invece che viene, perché oggi è domenica, questa che viene, devo assolutamente registrare almeno uno o due video per rimanere con la catena ben salda. Poi a volte tiro fuori questi termini che magari non c'entrano niente. Tra l'altro mi sono ancora rimaste anche qui, non so se lo vedete, i lividi delle canule che mi hanno messo qui, ad esempio sulla mano, vedete c'è questo tipo crosticina e è quella che mi hanno messo in sala operatoria, cioè qui c'è un'altra, aspettate, vediamo se riesco a farvela vedere, che poi io ho una pelle chiarissima, quindi mi rimane tutto quanto, eccola lì. Quindi c'ho ancora zone doloranti, nonostante siano passati 10 giorni. No, quanto cacchio è passato? 12 giorni dall'operazione, che non è tanto, ma non è neanche poco in realtà. Però mi sembra passata un'eternità. E io mi immagino come sarà poi da febbraio, perché io dal 2 febbraio vi sto dicendo proprio le date esatte. Quindi già mi sto sbilanciando, vedete? Io proprio parlo, dico cose mie così come se non ci fosse un domani. Vabbè, ormai ve l'ho detto. E dal 2 febbraio poi posso iniziare a mangiare cose solide. Naturalmente dall'inizio non sarà facile perché lo stomaco abituato a cose molto, neanche digeribili, molto inconsistenti. Naturalmente non deve fare questo gran sforzo per digerirle. Invece poi con le cose solide sarà un po' più difficile per questo motivo. Comunque lo stomaco si muoverà un po' di più, dovrà fare un po' più di contrazioni, quindi sicuramente sentirò un pochino più di fastidio, ma fortunatamente io già da 24 ore dopo l'operazione non sentivo niente, cioè vi giuro proprio niente. Ho visto video di persone che hanno detto che dopo l'operazione si sentivano morire, cioè non ce la facevano. Io invece, sarà che tengo bene il dolore, che comunque non mi sarei mai lamentata neanche se mi facesse, se mi avesse fatto male, però proprio zero. Cioè, ve lo dico dal profondo del cuore, proprio zero. E sono rimasta scioccata anch'io di questa cosa perché dico, oh mio Dio, c'è un intervento pesante, chissà come starò dopo. Invece no, sono stata un po' intontita, devo dire, per tipo 4-5 giorni. Però già tornata a casa poi mi sono rimessa al computer a fare, girare, non girare video, ma girare per casa, andare a fare passeggiate, eccetera. Quindi proprio è andato tutto bene. L'unica cosa è questa cosa del cibo che io sono molto impaziente. L'unica cosa che mangerò in queste 2 settimane, fino al 2 di febbraio, ripeto, che tra l'altro è vicino, è molto vicino, quindi devo tenere duro soltanto 10 giorni. Però sono 10 giorni che io sono uscita dall'ospedale, quindi è un grande lasso di tempo, anche se sembra poco. Comunque, devo continuare a mangiare quella robina. Però per il resto è tutto bene, continuo a scendere di peso. Cioè, proprio alla grandissima. Ieri è venuta Daisy a trovarmi, che per chi non sapesse chi è la mia migliore amica, solo che io gli ho detto: guarda, non me la sento di uscire per ora, di prendere i mezzi, perché sui mezzi non si sa mai, magari qualcuno ti dà una botta e quei punti ancora freschi, tra virgolette, ma molto tra virgolette, poi io sono super apprensiva, quindi capirai. Non me la sento, quindi è venuta lei, siamo state un po' insieme. Mi appoggio un attimo sul mio rifornitore d'acqua, che questi giorni vi avevo detto che non riuscivo a bere tanto, ma mi sto impegnando per bere di più perché mi sono resa conto
che bevendo mi sento anche meglio. Adesso io stacco questo vlog e penso di finirlo qua. Mi è preso così, non so neanche da cosa, ma forse stavo vedendo un video e mi si è accesa tipo la lampadina. E quindi voleva essere un vlog. Non cosa vi faccio vedere durante la mia giornata, ma semplicemente chiacchiericcio per parlare, perché fare un video del genere e mettersi in postazione, luci, reflex, trucco, eccetera, cioè non aveva senso, quindi era meglio farlo tête-à-tête. E detto questo, io vi saluto. Spero tanto con questo video io vi abbia fatto capire qualcosa. Vi mando un mega bacio e ci vediamo al prossimo video, che girerò questa settimana, quindi non so ancora qual è, non vi posso dare nessun tipo di indizio. Ciao!